Sei in terapia intensiva, lo sai? Eh? Tranquillo, eh? Compatto il cappello. È strano. Il senso di impotenza è enorme, soprattutto per alcuni pazienti. Non, ripeto, non siamo abituati ancora e non credo ci potremo abituare velocemente a questa impotenza. Con alcuni pazienti non abbiamo le armi, cioè tutto quello che noi facciamo, che conosciamo, è tutto inutile. Ascolta me, mettiamo il casco perché così respiri male, capito? Va bene? Ti do un secondo per prendere un po' d'aria. Fai un bel Ok? respirone, un Fai un paio di bel respiro, respironi. vai. Diciamo che il nostro lavoro è fatto di contatto. Noi ovviamente abbiamo sempre un contatto col paziente, sia un contatto dal punto di vista fisico e sia un contatto dal punto di vista empatico, quindi. Ehi! Respira bene, tranquillo. Bravo. Come sta andando? Aspetta che sto pure allora. Aspetta che adesso ti sistema. Aspetta un secondo. Tu respira normalmente mentre stai dentro al suo corpo. Respira. Oddio. Allora, il sentimento diciamo che è stato un sentimento di unità. E ci siamo sentiti veramente uniti in quello che stavamo affrontando. E nonostante le difficoltà che abbiamo vissuto, però è stato quello che ci ha portato poi a superare quella che è stata la prima ondata, come viene detto, no? Oltre a quello parlo di sentimenti di paura, paura nel senso che ovviamente io sono stato per un periodo di tempo fuori casa perché avevo paura, insomma, di poter contagiare i miei familiari, quindi sono andato via. Questi sono tutti i disegni che praticamente mi ha fatto il periodo del primo lockdown, Ah, questo era il coronavirus. no? Però. La vogliamo mettere a 85 e la mettiamo a No, 85, mi vabbè, dica anche lei. la granata, l'avvocato che è contenta. CO2 90, Ok. temperatura 3000. Ci cassi parametri. Ok, quindi. Adesso sta al 90%, abbiamo detto, se È il suo, te... insomma. Sì. Se così sei ancora forte, no? Sì. Quando ti ho conosciuto non aspettavo che...
Quando uscivo da lavoro, quando lavoravo, ho iniziato a lavorare al Covid, tornavo a casa e i miei genitori, siccome abito vicino a mio padre e anche a mia madre, mi portavano la cena, mi facevano trovare delle confezioni di cibo fuori casa. E perché io non li ho voluti vedere proprio da inizio marzo fino a giugno, io non ho visto nessuno. Grazie. La vacanza è ormai dal 18 marzo non si è mai fatto, quindi ci vorrebbe.